Nell'arte medievale si era soliti rappresentare i mesi dell'anno attraverso le attività e i passatempi tipici di ogni stagione. Una tradizione dalla quale attinse Pieter Bruegel il Vecchio, grande pioniere della pittura paesaggistica, per la sua serie di 6 o probabilmente 12 tavole incentrate sull'avvicendarsi delle stagioni e sulle attività agricole ad esse legate. In queste opere la produzione artistica del pittore tocca il suo punto più alto. Commissionata a Bruegel dal ricco Nicolaes Jongelink per il suo palazzo di Anversa, ogni quadro illustrava una scena pastorale con figure umane inserite in vasti paesaggi. Completata nel 1565, la serie inizia con l'anteprimavera, giornata buia, che si riferisce a gennaio o a febbraio. Con la sua atmosfera opprimente, il dipinto dimostra che l'uomo non domina la natura, ma al contrario, deve confrontarsi con la sua implacabilità. L'opera più famosa del ciclo è però il quadro che rappresenta l'inverno. Uno degli inverni più freddi, che rimase impresso nella memoria collettiva, in quel periodo che dagli esperti è chiamato piccola era glaciale, fu proprio quello del 1565, l'anno in cui Pieter Bruegel il Vecchio dipinse Cacciatori sulla neve. In questa vasta e fantastica ambientazione alpina, il freddo è rappresentato ricorrendo a un'opaca tavolozza di gelidi verdi, blu, grigi e marroni. La comunità che abita la vallata è in piena attività e prospera nonostante, e di fatto anche grazie a, il freddo. La vita di tutti i giorni è diversa dal solito, ma risulta fiorente sotto molti aspetti. Il motivo dominante del dipinto consiste nelle figure viste di spalle, i cacciatori che, con le prede, si dirigono verso il villaggio situato a fondovalle. Il loro movimento guida il nostro sguardo sullo splendido paesaggio innevato con gruppi di piccole persone che giocano sul ghiaccio, per poi passare alle alte montagne sullo sfondo, imponenti e coperte di neve. La caccia viene comunque relegata, in virtù della sua collocazione in basso a sinistra, di fronte alla taverna, al rango di scena secondaria. Il paesaggio è il vero protagonista. Dal punto di osservazione elevato in cui il pittore ci colloca, possiamo spaziare con lo sguardo su un immenso paesaggio multiforme che si fa via via più selvaggio in lontananza. Le linee guida del dipinto ci portano lungo una diagonale che dall'angolo in basso a sinistra ci porta verso l'alto, accentuata da un filare di alberi spogli, per digradare infine in basso a destra nella vallata. Laggiù il dipinto si propaga in profondità su una linea orizzontale delimitata dalla barriera dei monti ed estesa sulla pianura a sinistra in direzione dell'orizzonte. Un'immagine affascinante, appartenente a un ciclo di opere in cui Bruegel ha saputo rappresentare in maniera magistrale e del tutto inedita per l'epoca i cambiamenti della natura nell'avvicendarsi delle stagioni. Un artista che riuscì a fissare nei propri dipinti la minaccia che si nascondeva nella bellezza del paesaggio. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!